saluto da Ninna e da Matti e sono molto spaventato. Anche io, Matti, ti sei nascosto bene. Oh, eccoti, eccoti, ciao. Ok, vieni da me, Ninna, corri, corri, corri. Devi sapere che c'è un mostro cattivo che ci sta venendo a cercare. Siamo su Roblox. Lo so, e sai chi è il mostro cattivo? Chi è? Mostro. Ninna, Matti. Oh no, è Joe. Ma che ci fai qui, Joe? Beh, che significa cosa ci fai qui? Sono qui per uccidervi e ucciderò per primo te, Matti. Non ci provare neanche. Comunque siamo... Mamma mia, mamma mia! Aiuto! Oh no, aiuto! Oh, Ninna, vai via. È la zucca più brutta che abbia mai visto. Ma io sono rimasto intrappolato, non riesco a passare più dal muro, sono troppo grande. Mi dispiace. Non è un vero killer. Sei troppo grande, Joe, e invece noi dobbiamo resistere per altri 3 minuti e 30, Ninna. Che c'è? No, vai dietro! Oh no! Oltre a non farci beccare da questo mostro spaventoso, l'obiettivo, Ninna, dovrebbe essere quello di prendere le caramelle. Matti? Matti? Che c'è? Mi sta rincorrendo! Oh no, aspetta, io prendo una caramella, dammi un attimo. Oh, Ninna! Matti, mi devi salvare, hai capito? Sì, però ho preso delle caramelle! Oh, babbo, mi stai seguendo, Matti, aiuto! Salva Ninna, vieni qui, vediamo se hai il coraggio di sfidare il mostro zuccoso! Prova a passare qui! Cosa? Non Ninna? Ho capito! Sono stato preso anch'io! Sì, ho notato, Matti. Abbiamo perso entrambi. Vabbè, questo era solo il riscaldamento. Oh, che paura. Ma chi sarà il mostro? Matti, sei tu? Preparatevi a scappare dal clown cattivo. Uffa, Matti. Che c'è? Scusami, in che senso, clown? Ma il mostro non era una zucca gigante, Matti? Beh, scopritelo, dai. Venite a cercarmi se volete. No, non ti voglio vedere, sinceramente. Date il benvenuto al clown. Mamma mia, ma io ho visto qualcuno, posizioniamo una trappola qui. Ciao piccolo bambino, girati un attimo. Mamma mia, ma aiuto, ma tu sei un pagliaccio assassino. Vieni qua, vieni che ti colpisco. Ti colpisco. Ciao, Ninna, il tuo amichetto è stato fatto fuori. Beh, che peccato, quanto mi dispiace. Matti, sai che sono proprio dalla parte opposta da dove sei tu? Davvero? Sì. Beh, allora ti vengo a prendere. Sì, Ninna, dimmi. Ti vengo a salvare, aspetta. Vai, vieni, però non glielo devi far sentire a Matti, se no siamo fritti, cavolo. Dove sei, Ninna? Beh, sono proprio sì, accanto sì. A te. Esatto. Sì. Ah, tu sei alla ruota panoramica praticamente? Sì. Ok, io sono dentro, però non ci sei e tu mi stai prendendo in giro. No, mi stavo facendo un giretto. Hai osato prendere in giro il clown cattivo? No. Beh, ci vediamo presto. Ehi, ma Joe è di nuovo vivo. Ehi, signor clown, sei un babbeo e non hai il coraggio di venirmi ad uccidere di nuovo. Joe, girati un attimo. Perché mi devo girare? Scusa, c'è Ninna dietro. Guardami. Sì, ciao, Ninna. Ciao, Joe, alla prossima. Joe, ma ti fai beccare sempre. Sì, Ninna, pensavo in realtà di poterlo sconfiggere, scusami. Devi scappare per altri 2 minuti e 50, Ninna. Scommettiamo che ce la faccio? Beh, scopriamolo. Il clown cattivo ti vuole incontrare. Io no, sinceramente, quindi vattene. Dove sei? Ti sto cercando. Mi raccomando, falsacchiotti, lasciate un mi piace se non volete incontrare il clown. Dai, ovviamente sto scherzando. Matti, ma almeno hai delle caramelle, sai, dato che si sta avvicinando a Halloween. No, sei tu che mi devi dare le caramelle, se no sai che fine fai, sì. Ecco, perché io non ne ho nemmeno una. Dimmi dove sei, ti sto cercando. Non te lo dirò mai. Joe? Sì, Matti? Come si sta lì per terra? Ti dirò la verità, effettivamente fa un po' freddo. Però ti devo dire una cosa che tu non sai, amico mio clown. Cioè, hai un palloncino rosso per me? Ancora meglio, fidati di me. Ok, dimmi tutto. Ninna, ti provo a salvare, stai al gioco. Allora, devi capire che io e Ninna è da tanto che frequentiamo questo Luna Park. E praticamente adesso deve chiudere, se no il proprietario... Io
ti lascia tutta la notte qui, vero Ninna? Sì, esatto, quindi sì, te sì, ne devi andare. Fuori esatto, c'è anche un bar dove fanno i cornetti sì, Nutella. Non prendete in giro il clown cattivo, Ninna. Dimmi subito dove sei, manca un minuto e ti devo venire a prendere. 58 secondi, dove sei? Ma sono proprio accanto a te. Allora ti prendo. No, ciao Ninna! Ti faccio paura e ti faccio fuori. È che non sono ancora brava a giocare a Roblox, quindi per questo non sono potuta scappare. Ho vinto! Ti vengo a cercare! Joe? Sì, Matti, dimmi tutto. Credo di aver capito chi è il mostro di questa partita. Esatto, sono io, vieni qui. Ma come sei tu? Aspettate un attimo. Ma tu non sei un mostro, Joe, sei davanti a me. Ah, hai ragione. Ma allora chi è? Io ti ho visto appena passare, quindi nasconditi, ti do una seconda possibilità, se no... Sai che ti faccio? Ti mangio! Va bene, Ninna, andiamo subito, Matti, via! Ragazzi, aspettate un attimo, ma sbaglio o siamo in un cimitero? In un cimitero halloweenoso! No, questa cosa mi fa paura, Joe, cerca un nascondiglio! Ho capito, vieni qui, Matti, seguimi! Quello che non sai è che io ho giocato tante volte qui, ti do un nascondiglio perfetto. Guarda qui, vieni qui, mi vedi? No, fermo, c'è qualcuno... Sì? Non posso dire niente, ok? Ok, va bene, io mi sono messo dietro un palo, non mi vedrà mai, il palo è gigante, cavolo. Gio? Sì, Ninna, dimmi tutto. Sei proprio davanti a me. Ma che cosa stai combinando? Sentite, mi sono nascosto bene, così non mi potrà mai trovare il mostro spaventoso. Aspetta. Sai cosa? Prima cercherò Matti. No, aspetta, Ninna. Sì? Cosa? Aspetta, guardami, sono qui davanti a te. Girati e non farmi fuori. Sì, ti vedo. Eccomi, mi vedi? Sì. Ok, sono qui davanti a te. Allora, io te lo dico, tu non devi far fuori mio amico Joe, perché lui è stupido. Esatto. Matti, guardami negli occhi. Ti sto guardando e mi fai paura. Sarà meglio che scappate. Ok, aspetta un attimo, se tu risparmi il mio amico Joe, io ti regalerò una copia del libro, Ninna e Matti, il portale magico. Una copia del libro? Sì, guarda, lo apro pure, così ti faccio vedere che ci sono tutte quante le pagine bellissime. E c'è anche la cartolina. Matti? Io ne ho 4 di copie del libro. Ok, allora 3, 2, 1. Joe, scappa! Aspetta, mostro, ti devo dire una cosa. Facciamo un patto. Allora, effettivamente io so che tu vuoi ucciderci tutti, però facciamo una cosa. Ti aiuterò, mi allerò con te e ti consegnerò Matti senza che lui lo sappia, perché è lontanissimo da noi. Quindi, Ehi, una bella pizza questa sera. Ma io sono qui! Basta parlare. Ninna, hai fatto bene a far fuori Joe, devo essere sincero, però dovresti risparmiarmi, ok? Ora ti darò 10 secondi per nasconderti, hai capito? Ok, ciao. Intanto vi leggerò un pezzetto del nostro libro. Vediamo un po'. La cucina, esclamarono in coro i ragazzi. Il rumore veniva decisamente da lì. Chissà da dove, Matti, sei pronto? Joe! Sì, Matti, dimmi! Li sto rianimando! Ok, ci sono! Sì, scappa! Grazie. Siamo pronti, Ninna! Joe è di nuovo con noi! Ma non ci posso credere che l'hai rianimato! Sto venendo a cercarvi e sarò più spietata del solito! Fregata in pieno, 1:20 e sai che ti dico? Se vinco, spoilerò anche una cosa ai nostri falsacchiotti! Sì, assolutamente sì! Quindi falsacchiotti, ti fate per me! Joe! C'è il mostro dietro di noi! No! Joe, ti posso chiedere una cosa? Vieni qua, piccolo Matti. Te l'ho fatta! Non te lo chiedo più, Joe. Esatto, te la chiedo io una cosa, Matti. Senti, per caso tu pensavi di poter vincere la partita, quando in realtà ti sei fatto uccidere proprio tu? Sì, ok, ma non vale, ragazzi. In questo gioco vince sempre il killer. Non hanno mai vinto i buoni. Perché non vi siete nascosti bene? Va bene, adesso vi farò vedere io come si vince. Però vabbè, la cosa bella spoilerò comunque. Falsacchiotti, vi ricordo che quando comprate il nostro libro o su Amazon o in tutte quante le librerie d'Italia troverete all'interno la cartolina magica con questo indirizzo, in cui potrete inviarci un messaggio e noi lo leggeremo e vi faremo una sorpresa. Stiamo raggiungendo dei record incredibili con questo libro, vero Ninna? Sì, ma non il record della partita, perché nessuno ha mai vinto finora. Hai ragione, quindi vi ringraziamo tantissimo per i super record che stiamo raggiungendo con il libro. Lo state comprando tutti, ma ora è arrivato il momento di battere il record in questo gioco. Siamo in una scuola abbandonata. È vero, ma il killer chi è? Io non sono. No.
Non sono neanche io il killer. Secondo me il killer è Matti, Nina. Sì, sì, è lui. Io non sono il killer. Secondo me è qualcuno che ci sta mentendo. E non sono io. Non sono neanche io, ehi. Vi dico la verità, ragazzi. Questa scuola è piuttosto inquietante. Molto più di tutte le altre. È vero. Nina, Matti? Che c'è? Sì? Ascoltate, io da poco sono diventato un bravo professore. Vi vorrei interrogare. Venite subito qui. Ma sai che... Nina? Ah, meno male che ci sei tu, Matti. E dicevo, Joe, sai che non ho voglia di essere interrogata proprio oggi? Sì, lo so, Nina. Però mi dispiace, ma tu e Matti avete l'interrogazione. No. Aiuto! Nessuna interrogazione, signor Zucca! Io sono andato in palestra a fare un po' di allenamento! Credo che abbiamo la conferma che il killer è Joe! Ah, dici, ti sei fatto uccidere da Joe, Matti? Vienimi a salvare, Nina, vienimi a salvare! Ok. Ehi, ma... Via, scappa, Nina! Ciao, Joe Zucca! Ciao, Nina, come si sta lì? Beh, direi non molto bene, quindi se puoi toglierti. Aspetta un attimo, ho un'idea. Joe! Sì, Matti, dimmi tutto. Io ho troppa paura, voglio consegnarmi a te. Ma cosa? Sì, mi consegno a te. Guardami, sono qui, dall'altra parte del corridoio. Dove sei? Arrivo subito. Ho aspettato per decenni questo momento. Dove sei, Matti? Sono all'angolo della mappa, nel corridoio, ecco, in basso a sinistra. Sì, ok. Ok, mi hai trovato? Sì, eccoti. Ah, ecco, bene. Sì. Il mio piano non ha funzionato. Ma come no? Matti, no. Muoviti! Dovevo indicargli il punto opposto, ma invece gli ho detto esattamente dove ero. Nina! Guarda che ti vedo. Qui, ok, Matti. Ok, scappa, corri. Sì, sono più veloce del solito. Nina, ce l'ho attaccato al sederino. No, Matti, corri. Devi darmi una mano, devi trovare un... Ecco, devi trovare un modo per salvarmi. Esatto. Beh, vincerò la partita per te. No, Nina, mi devi salvare. Che cosa vincerai? No, io voglio vincere con te. Ehi. E Joe Zucca? Sì, Nina, dimmi, mi piace tantissimo Joe Zucca, dimmi. Sai che uccidere i miei amici non è legale? Cioè, vuoi dire che ho infratto la legge, Nina? Sì, andrai in prigione, sicuramente. Oh cavolo, ma quando? Sinceramente meglio... Brava, Nina, brava. Matti, ce l'ho dietro. Ok, aspetta, ti vengo a dare una mano, dove sei? In palestra. Ok, arrivo. Ehi, Joe Zucca, sono di nuovo al posto di prima, vienimi a prendere. Sì, ma sentite, ragazzi, io ho riflettuto e Nina mi ha aperto, gli occhi, però mi ha aperto la zucca, insomma. E ho pensato che io non voglio infrangere la legge, quindi da adesso non vi ucciderò più, voglio rispettare la legge. Sì. Cosa? Beh, questa è una bella cosa che hai detto. Quindi Matti, possiamo stare tranquilli, no? Sì, direi. Assolutamente. Ok, allora vabbè, Joe, noi ci mettiamo a giocare in palestra per quest'ultimo minuto, ok? Sì. No, giochiamo insieme, venite. Ho scoperto un bel gioco che voglio insegnarvi. Ok, io sono dietro di te. Esatto, allora, inizia, Nina. Matti, tu vai lì e conta fino a 10. Dove vado? Vai nel muro e dammi le spalle, mettiti così e conta fino a 10. Ok, va bene, però stai calmo, mamma mia. No, uno, due. Ok, com'è il gioco? Sì, allora, Nina, guardami, nel mentre che Matti conta, noi... Matti! Ma aspetta, no! Matti! No! Aiuto! No! Nina ci ha fregato in pieno! Uffa. Mancano 30 secondi. È una zucca vuota! 30 secondi, posso ancora vincere, Nina? Matti, devi vincere per me! No! Potevi vincere, Matti! ma non è possibile, i buoni non hanno ancora vinto a questo gioco! Vincerò io questa volta, ne sono sicura! È tornato il clown cattivo! Uffa! Vi vengo a prendere! No, sai che ti dico? Non verrai a prenderci! Ah, sì, esatto. Che vi verrò a prendere! Abbiamo detto che vincono sempre i cattivi, giusto? E io sono un cattivo! Ma stavolta vinceranno i buoni! Beh, lo scopriremo! Vi consiglio di cercare un buon nascondiglio, perché ho già visto qualcuno sul palco! Chi hai visto? Infatti, non lo so. Ma non c'è nessuno sul palco? Allora, posizioniamo una trappola qui. Sicuramente in questo modo li farò fuori. E un adesso momento, andiamocene clown. Via. Che c'è? Aspetta un secondo, ma io ho ragionato su quello che hai detto prima. Hai detto che tu sei un cattivo, giusto? Beh, sì.
Senti, ma dimmi un po', a me i pagliacci nel corso della mia vita mi hanno sempre fatto ridere. Ti hanno fatto ridere? È vero, sei, fai ridere, sei un pagliaccio. Ok, Joe, allora, beh, girati e guardami. Sì, sono belli. Guardami un po'. Sto arrivando. Joe, non farti uccidere. Ti prendo mangiarito. Cilenina, ce l'ho dietro le spalle, cavolo. Dobbiamo continuare la tradizione, Joe, è ovvio. Joe, non ci posso credere. I cattivi vinceranno sempre. Signor cattivo? Che c'è? Ma lei che cosa ha mangiato oggi a pranzo? Corri, Joe. Ho mangiato dei palloncini. Ah, ecco, infatti è un po' un pallone gonfiato. Ehi, ma come ti permetti? Anzi, sai cosa ti dico, Ninna? Voglio farti un regalo. No, non accetto regali dai clown. Neanche se un libro di Ninna e Matti, anche se ne hai già quattro? Beh, forse un quinto mi sarebbe utile. Allora dimmi dove sei. Non te lo dirò. Ah, va bene, ho capito. Vattelo a comprare in libreria, libro, io non te lo regalo. Va bene. Ti ho vista! Vieni qui! No, non riesco ad arrivare! Joe in cambio della mia. Ok, dammela. No. Deve decidere tu. Anzi, sai che ti dico, io voglio la tua. No, ti prego. No. Preso. Ma Ninna? Sì? Clown, ascoltami, fermo lì dove sei, clown. Ti ordino di restare fermo. Ascoltami. Sì. Guarda che noi questa sera non abbiamo cenato e io ho anche parecchio fame. Ehi, come avete fatto? È stata una magia, ecco, tu non conosci la magia? Falsacchiotti che non siete altro, non potrà essere la prima partita in cui un cattivo perde. E invece credo proprio di sì, caro clown gonfiato. No, non ci credo, Joe, vieni subito qui. Ehi, perché non vieni tu, pagliaccio? Prendimi se ci riesci. Sto arrivando, infatti, non ci posso credere. Non può essere la prima sconfitta. Vieni qua, posso la tre. Mi dispiace. Mamma mia. Perché non muo... Ok. Joe, io non posso salvarti questa volta, te lo dico, perché sennò poi il clown viene da me. Certo, buona fortuna, Ninna. Hai detto bene. Posizioniamo una trappola qui. Oh, molto molto bene. E Ninna, attenta a dove metti i piedini. Sì, non li metterò da nessuna parte, tranquillo. Ehi, aspetta, vuol dire che sei ferma? No. Vuol dire che sto... Insomma, sto camminando molto attentamente. Ah, ok. Ehi, hey, aspetta un attimo. Mancano 40 secondi. 40 secondi. No, non può succedere davvero. Vieni subito qui, Ninna. Un attimo, volevo chiederti un'altra cosa. Ma tu sei mai andato a scuola? No, perché me lo chiedi? No, è per sapere, sai, tra amici si fanno le domande. Ma tu mi stai cercando di confondere, mancano 20 secondi! Hai una sorella o un fratello? Ah, dimmi dove sei! Non te lo dirò mai, hai capito? No, non è possibile, non è possibile, solo 20 secondi. Dove sei, Ninna, dove sei? Non lo so. Vieni non subito qui! No, tu non sai dove sono. Oh, aspetta un attimo. Un attimo. È lì! Ti vado a prendere! Oh no, aspetta, che cosa è successo? Cosa devo fare ora? No, non lo so, Matti. Ehi. No? Dove sei andata? Dove sei andata? Da nessuna parte. Ah, ti vengo a prendere! No, non puoi! Oh? Aspetta, vedo l'uscita! Devo uscire per vincere! Vai. Sì! Vai, sì! Aspetta! Ce la farò! Aspetta! Sono Falsacchiotti! No! Ho vinto! Non ci posso credere! Beh, è stata una bella vittoria, Matti, di la verità. Ah, il clown ha ancora fame, miam. Quindi alla fine i buoni vincono sempre, a parte Joe che è morto. Consigliateci altre modalità di Roblox, in cui io vincerò e Joe perderà come sempre. Alla prossima! Ciao!